Renato Del Garda negli studi di Tempo Radio per Filo Diretto. Buongiorno Sindaco e bentornato. Grazie, buongiorno a voi. Buongiorno, noi invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione, andiamo via veloci, ricordo solo una coordinata per mandare messaggi SMS e Telegram 348-3188-339, tutti sono invitati a partecipare alla trasmissione. Allora, cominciamo col parlare di scuole, visto che non so se siano... No, non sono ancora chiuse perché ho visto ancora le mamme in giro. Venerdì, ok. No, di scuole nel senso, noi abbiamo completato una serie di iniziative importanti, avevamo completato la messa in sicurezza a norma antisismica delle scuole di Centenaro. Voi sapete che noi come struttura abbiamo un'estensione molto vasta sul territorio, abbiamo delle scuole elementari, le abbiamo sia in una grossa frazione che Centenaro e anche in un'altra frazione che sono esenta. Abbiamo completato i lavori a Centenaro e adesso venerdì mattina, l'ultimo giorno di scuola, inauguriamo il nuovo blocco delle 8 aule didattiche alle scuole elementari del centro. Devo dire che è un intervento assolutamente di importante, sono circa 3 milioni di euro e vengono istituite delle scuole didattiche, delle aule didattiche, sono 8. Questo in centro? In centro. Quando è che fate l'inaugurazione? Venerdì mattina. Mm. Mezzo. Ok. Quindi tanti lavori, quindi in centro, a Centenaro. Il solito prurito in gola. Succede. No, lei è medico. Sì, no. L'importante è che a livello della struttura proprio del centro vengono fatte aule didattiche. Aule didattiche quindi in centro e con tutta una serie di supporti dal punto di vista computeristico e altre cose che sono importanti adesso nel nuovo insegnamento. Certo, sì, sono queste nuove metodiche studiate, poi lei è medico appunto, per tenere viva l'attenzione dei ragazzi. Pare che i ragazzi di oggi abbiano un'attenzione che rimane meno concentrata, diciamo meno a lungo di quella di quanto non successe una volta. Pare sia comunque utilizzare tutti i nuovi mezzi di comunicazione e di insegnamento importanti. Questo è un completamento importante. Poi devo dire che noi facciamo tutta una serie di investimenti pur la preoccupazione che era il famoso calo demografico nel senso di dicendo, però fortunatamente, abbiamo parlato altre volte, donato per tutta una serie di iniziative. Adesso noi abbiamo affidato anche i lavori per il nuovo asilo nido, quindi la ditta che ha vinto l'appalto del finanziamento di 1,6 milioni con il PNRR partono i lavori per l'asilo nido, abbiamo consegnato i lavori alla ditta, quindi penso che nel giro di un mese inizieranno i lavori. E sono tutta una serie di iniziative che servono soprattutto, certo, per i giovani. Però certo, Lonato ormai ha superato i 17.000 abitanti e per una serie di condizioni buone ci sono tantissime coppie giovani che vengono e quindi noi abbiamo comunque un numero di giovani cittadini che potranno utilizzare e beneficiare di queste strutture scolastiche. Quindi è un incentivo anche verso le famiglie, verso i giovani, a trovare non solamente posti di lavoro, perché Lonato era, l'ho detto altre volte, era stato 2 anni fa il primo paese cittadino in provincia di Brescia per numero di posti di lavoro. Sì. Creati, e questo quindi porta ad arrivare coppie giovani, quindi per poter favorire il fatto che possiamo avere le coppie possono avere gioiosamente dei figli, cerchiamo di istituire dei servizi che gli possono permettere di avere questa possibilità. Esatto, tra l'altro ci sono anche, diciamo, sei sempre sul lago, i benefici del Garda, la mancanza di nebbia eccetera ci sono anche a Lonato, ma non hai i costi esorbitanti di non facciamo i nomi di comuni vicini, No, comincia anche da noi avere la difficoltà abitativa comincia a essere oggettiva penso ovunque, perché devo dire con questa cattiva abitudine dell'affitto turistico e di tutta una serie di cose c'è sempre più una tendenza ad avere dei costi molto elevati e a non trovare in affitto altre strutture. Noi avevamo investito anche tramite regione, avevamo in molti appartamenti di Aller, case popolari, adesso stiamo ristrutturando le vecchie scuole di Sedena e anche a Centenaro per ricavare circa 7-8 alloggi ulteriori da poter assegnare, perché ovviamente la carenza abitativa è importante e questo anche frena molto. Però devo dire che tutto sommato ci sono una serie di condizioni che mi fanno sperare bene in un contesto chiaramente di difficoltà complessiva. Comunque sì, ci sono comuni, diciamo, che chiedono lì vicino, non a Lonato, che chiedono affitti
che valgono uno stipendio e mezzo dell'italiano medio, cioè non può farlo. Questi sono i problemi in effetti delle giovani coppie di chi vende, quindi questo comporta il fatto che sempre di più ospitiamo i figli fino a tarda età. Infatti io cerco, dico come battuta, di far uscire di casa mio figlio, il quale si è incatenato e non... Va bene, ok. Quindi comunque scuole, e questa è una bella iniezione di fiducia nei confronti del futuro, visto che cioè, obiettivamente non se ne può più, perché appunto calo demografico, e questo è vero, questo sicuramente è vero, e ci sarà, cioè noi possiamo anche metterci a fare figli adesso, ma non avremo un buco di giovani, di ventenni, non ne abbiamo parlato anche altre volte, noi abbiamo... per alcuni decenni non si sono fatti figli, per cui... La ricerca che ha fatto l'università sociologica sulla struttura di Brescia, c'è questo invecchiamento, io faccio parte degli ex giovani, in cui c'è un rapporto di un giovane ogni quattro che ha più di 60 anni, quindi la nostra popolazione sta oggettivamente invecchiando. Al 2032 si parlava dell'8% di persone che hanno più di 80 anni, e quindi c'è tutto un meccanismo di società. L'altra cosa drammatica, ne parlavo ieri con un amico, che sono i dati che tutti sentono meno, è che nel giro di 10 anni avremo difficoltà a pagare le pensioni dello Stato, perché a quanto pare mancano, ci vogliono 4 milioni di lavoratori che mancano, che con i loro contributi aiutano a pagare le pensioni. Quindi purtroppo la prospettiva in cui ci stiamo affrontando, cioè da una parte disoccupazione, dall'altra carenza di occupati, e quindi lo Stato avrà difficoltà a gestire in una società in cui l'invecchiamento è importante. Anche se questo vale anche per i servizi, io parlo da medico, per i servizi sanitari. Devo dire che stiamo davvero toccando un po' il fondo con l'offerta, perché dal punto di vista complessivo vedo anche i pazienti... La gente deve sempre più andare a fare esami a pagamento, e ha sempre più difficoltà anche da noi a trovare una risposta concreta. Poi invecchiando è chiaro che è bisogno di più, per cui le esigenze aumentano, le difficoltà aumentano, quindi speriamo di trovare una barra diritta per risolverlo. Però... anche se questo sindaco è un discorso che molti non capiscono, perché molti credono di prendere la pensione perché hanno depositato i soldi. No, non è così, la stiamo pagando noi che lavoriamo. Esattamente come quando voi lavoravate e pagavate la pensione, quelli che erano in pensione all'epoca. La difficoltà, no, è chiaro che è un momento di difficoltà complessiva. Io sono molto soddisfatto della mia comunità nel messaggio che ho dato, che mi sentivo di dare ai miei concittadini. Gli ho fatto un augurio natalizio tradizionale, però dando tre direttive che rappresentano verso la mia comunità: pace, amore e rispetto. Ne parlavamo prima. Questo grande con le guerre che sono alle nostre porte tra Ucraina e in Palestina, con i continui femminicidi. Io devo dire, vedevo stamattina con raccapriccio questo ultimo di ieri, in cui è stata accoltellata una giovane madre, quindi una cosa lascia davvero meno. E quindi penso che il messaggio come comunità sia davvero quello di trovare assieme come comunità la pace, amore e rispetto siano dei valori su cui far crescere i nostri figli, su cui cercare proprio di stare coesi e compatti rispetto a questo tipo di evoluzione. Quindi è un momento di festa importante, io faccio gli auguri davvero a tutti, però penso che questi valori vadano rivisti, dobbiamo cercare tutti assieme di remare nella stessa direzione per affrontare fin da adesso queste problematiche. Allora, adesso ne parliamo magari un po' più diffusamente, poi daremo anche voce assieme al sindaco di Lonnato del Garda, Roberto Tardani, in seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Pace, amore e rispetto, lo ha detto poco fa, appunto, riscoprire questi valori fondamentalmente, approfittare di questo periodo di pausa, no, di riflessione, che è quello natalizio, eccetera, per questo riscoprire la comunità. Sì, io penso che in questo momento ci sono anche tante occasioni per stare insieme come comunità. Noi abbiamo fatto, come penso tutti sul territorio, Santa Lucia, il sabato sera c'è il concerto della banda di Lonnato, che io la chiamo orchestra, perché devo dire abbiamo 110 elementi, anche tanti ragazzi che partecipano proprio alla banda. È un fiore all'occhiello importante per Lonnato, e prendo l'occasione, come caso di Lonnato, ne stiamo parlando da tanto tempo, che l'anno prossimo inizieremo a fare la casa della musica, quindi abbiamo studiato un progetto, faremo un investimento di 1 milione di euro, faremo una struttura, diciamo, io dico alla tedesca, verso il parco, la casa della musica avrà un palco verso il parco
delle importante, quindi per i concerti che poi possono essere fatti per la comunità d'estate come fanno un po' in esatto. Germania. E quindi però questa struttura serve davvero molto, perché fortunatamente abbiamo davvero tantissimi ragazzi che partecipano alla scuola di musica, quindi faremo questo nuovo, abbiamo definito il progetto, abbiamo trovato a bilancio il finanziamento di circa 1 milione di euro, e quindi per l'anno prossimo, tra le varie opere che inizieranno oltre al centro sportivo, ci sarà anche la Casa della Musica. Bellissimo, tra l'altro la musica noi crediamo in Italia di tenerla in palmo di mano, in realtà la umiliamo regolarmente proprio come a livello culturale. Parlando di Natale, avete anche qualche diversi eventi anche. Sì, ce ne sono tanti, non voglio, so che l'assessore Musci ha fatto tantissime cose, però devo dire che quelli principali sono, poi siamo tutti pronti per noi nell'organizzazione della fiera di Sant'Antonio, che giusto. È l'evento importante a gennaio per la mia comunità, che ormai è 67esima edizione, e che davvero raccoglie, racchiude davvero l'essenza della voglia di fare dei lonatesi, della voglia di stare assieme. Poi ci sarà questo percorso, non mi fa ridere perché sto parlando con un medico, no? A tutto Porcello, quindi ecco quello. No, dopo lì, andate dal dottor Tardani, lì possiamo dire che una quantità moderata di Porcello è una cosa accettabile anche dal punto di vista del colesterolo. Non è proprio la cosa che raccomandate voi medici, proprio la buffata, però, ma non è, che poi la carne di maiale di oggi è magrissima, tra l'altro, quindi non una giusta dose, esatto, occasionale, diciamo, non continuativa. Vale quindi, dottore, la regola che si può mangiare un poco di tutto. Questo sì, senza esagerare, ma se uno vede i nostri, nella tradizione bresciana, i nostri avi, i nostri nonni sono abituati a mangiare sempre il salame cotto, il cotechino, le altre cose. Io vedo, ho un riscontro con mia suocera 94enne, che lei digerisce poche cose, però cotechini, salami o meno, la sua tradizione li digerisce alla grande. Va bene, allora dunque le leggo alcuni messaggi. C'è gente che chiama e vuole truffare i nonni, questo è un problema. Questo devo dire che purtroppo porto la mia esperienza, è successo a mia suocera che abita sotto di me, che mi ha chiamato mezz'ora dopo che io ero uscito per andare a Milano con mia moglie, ed era stata chiamata perché gli avevano raccontato la solita storia che la figlia aveva avuto un incidente. Sapevano purtroppo anche il nome e il cognome della figlia, per cui è una truffa dove si informano moltissimo. Gli avevano detto che c'era bisogno, altrimenti la figlia sarebbe andata in galera, di preparare 3.000 euro da poter consegnare. Devo dire che mia suocera, 94enne, che guarda molto la televisione, non ha mangiato la foglia, gli ha detto ma questa è una truffa, e poi ci ha chiamato per telefono. Però questo è, io poi ho segnalato subito ai carabinieri questa evidenza, e purtroppo mi dicono che territorialmente hanno fatto una serie di, la cosa più pesante che a me preoccupo un po' di più, l'ho girata anche al maresciallo come vado meno, perché effettivamente si informano esattamente delle persone che vivono da sole, prevalentemente donne, e sanno esattamente il nome e cognome anche della, per esempio a mia suocera hanno detto normalmente il nome di mia moglie, citando il fatto che i soldi servivano per evitare che poi la figlia finisse in galera, che avesse fatto un incidente e doveva procurare 3.000 euro. E esatto, purtroppo non è, è una cosa che è successa sul territorio. Ecco, sindaco, noi lo ripetiamo sempre, lo facciamo ancora, se lo state sentendo ditelo ai vostri genitori, perché purtroppo la suocera del sindaco di Lonato guarda molto la televisione, si informa, eccetera. Molti anziani non lo fanno. Non si informano e ci cascano. Io un'indicazione di mia suocera è quella di non aprire mai a nessuno, a meno che non conosca, meno, anche qualsiasi cosa gli inventino, cose del gas o meno, di dire mi dispiace, se non c'è nessuno in casa, di non aprire, che è da sola, di non aprire mai a nessuno, indipendentemente da chi si presenta. A volte mi hanno detto, non tanto a Lonato, ma altre volte, che a volte si presentano anche con la divisa dei carabinieri rispetto a questo, quindi
per un anziano penso che sia fondamentale dirgli che assolutamente di non aprire mai, piuttosto chiamano se hanno i telefoni codificati un figlio o un parente e gli dicono, esatto, però di non aprire, esatto, mai a nessuno. Esatto. Ancora, sindaco, siamo gli unici che gestiscono le farmacie comunali sempre inutile, perché negli altri comuni sono sempre in perdita. Vabbè. Devo dire che questa è una cosa, sono solida, però devo dire che noi siamo molto soddisfatti, perché oltre a pagare un canone e un'altra cosa o meno, le farmacie comunali ci stanno dando un utile di circa 400.000 euro. Per cui, e tra l'altro ha una ricaduta positiva, perché poi dopo il Comune Leonato riesce ad avere dei servizi. L'ultima volta abbiamo fatto, negli ultimi 7 anni sono stati fatti degli sconti agli utenti per quasi 2 milioni di euro. Di sconti sui farmaci, su tutti i prodotti da farmacia. Noi applichiamo, la farmacia comunale applica degli sconti importanti che vengono restituiti ai cittadini. Vedi che lo scrivono, la volevo ringraziare perché con gli utili della farmacia vengono dati alle famiglie bisognose, è una grande cosa, grazie. Quindi appunto ricaduta positiva proprio sulla popolazione, quindi l'invito è sempre questo, approfittate delle farmacie comunali, a parte che fanno anche lo sconto tra l'altro. L'invito è consumare le farmacie comunali, perché i soldi acquisiti vengono reinvestiti nel sociale. Oh, qua trovo Centenaro merita più attenzione. Tra l'altro, da quello che sappiamo noi, magari è sbagliato, non lo so, però proprio la popolazione di Centenaro è stata particolarmente colpita dai tentativi di truffa. Tra l'altro. No, è vero che noi non siamo una comunità abbastanza efficiente. Poi è chiaro che abbiamo tutta una serie di difficoltà territoriali. Stavo dicendo prima che abbiamo appena completato la messa in sicurezza la scuola e il parco delle scuole, c'è da sistemare adesso anche il parchetto di fronte alla chiesa, c'è da sistemare anche per la messa, discorso anche, c'è anche un asilo sempre comunale anche a Centenaro, quindi ci sono tutta una serie di cose. Poi chiaramente pecche e carenze oggettivamente ci sono e cerchiamo sempre di affrontarle al meglio. Poi devono venire ancora a sistemarmi la casa per la grandinata, serve la pratica dell'ufficio tecnico, chiede Sandro. Mi fa una bella domanda, ma non penso che ci siano cose particolari, penso che si faccia una banale comunicazione dei lavori che vengono fatti, se uno fa solamente il tetto, se uno fa altre opere murarie penso che basti la comunicazione. Volevo salutare tutti i pensionati, dice Alda, salutiamo tutti i pensionati, assolutamente. Nella speranza che possano avere sempre le pensioni nel tempo e ci sia la possibilità di pagargliele. Assolutamente. Poi le scrivono, la stazione è da sistemare, dice Piero. La stazione però non è un ente lì, c'è una diciamo territorialmente è una cosa che è ancora delle ferrovie ancora. Sì, sì. No, è stata ceduta una quota a Padova, era gli alloggi della cosa, dove viene fatta un'attività tipo culturale o meno da un'associazione, sì. Però tutto quello che riguarda la sistemazione interna o meno non dipende chiaramente dall'amministrazione, ma dipende sempre. Poi non erano mica stati trovati i rifugi della Seconda Guerra Mondiale in zona, no? Mi ricordo una cosa. No, lì noi avevamo fatto anni fa domanda per la c'era questa possibilità probabilmente di alcune stazioni che avevano cessato completamente l'attività, potevano essere cedute al comune, ma nel caso del comune di Leonato per di merci e altre cose chiaramente hanno ceduto, penso, gli alloggi dove c'era una volta il capo stazione e altre cose, però tutto il resto è ancora di pertinenza delle Ferrovie dello Stato. Poi le dicono che bisogna sistemare le strade, ce ne sono alcune che sono messe molto male, dice un ascoltatore. Questo oggettivamente noi facciamo un investimento di circa 500.000 euro all'anno sulle strade comunali, ripeto per l'ennesima volta, abbiamo 130 km di strade comunali, ci vorrebbe almeno il triplo per poter fare la manutenzione, cerchiamo ogni anno di sistemare. Oggettivamente non è un sistema perfetto, abbiamo delle difficoltà, ma cerchiamo di efficientare il più possibile. Ce ne sono altri due, uno dice per la Fiera di Sant'Antonio le strade sono a posto, sindaco, perché sennò ci sono i disagi, un altro ancora le strade sono scassate, dice un altro messaggio. Quindi ce n'erano parecchie, ha praticamente risposto adesso. Leonato, una cittadina medievale proiettata nel futuro moderno, dice un ascoltatore. Sì, bello, obiettivamente sì, che c'è anche la rocca e tutto quanto, quindi uno dei castelli meglio tenuti del nord Italia, credo. Adesso abbiamo completato il restauro, te l'abbiamo detto altre volte, della torre, e oltretutto la cosa bella per chi ha un po' di gambe vuol fare, cioè, una sistemazione interna della torre con il si può
sì, accedere? Sì, si può accedere, poi è stata fatta una cosa tridimensionale in cui uno entra nella torre, c'è il vecchio carceriere, vero, fuori dalla cuore, vero, che ti accoglie in tridimensionale e ti accompagna nel percorso lungo la torre, spiegando tutti step per step la strutturazione. È molto bella, è stato fatto una cosa, secondo me, bella da vedere. Per cui, insomma, vale la pena obiettivamente. Assolutamente. Assolutamente. Se ha un po' di gambe, perché ci saranno un po' di scarpe. La torre io la facevo da bambino, perché abitavo lì vicino, e a mezzogiorno c'era il dipendente comunale che saliva a suonare la campana del mezzogiorno. Allora, qualche volta ci prendeva su come bambini. L'ho fatta due gambe. Che... La facciamo velocemente. L'ho fatta l'ultima volta, devo dire che la lingua mi è uscita un po'. Quindi... Allora, Tardani, non è giusto che se uno sbaglia il comune e il comune viene multato, paga il comune. Se il comandante della polizia sbaglia, paga lui. Questa è una vicenda del discorso dell'interna, che per la privacy è stato fatto una sanzione al comune per una vicenda di una diatriba tra due dipendenti comunali. Però ha ragione, adesso noi ci opponiamo adesso a questo fatto, perché non è una pertinenza, una colpa del comune, e nel caso cercheremo di adire vie legali nei confronti di chi ha commesso l'errore. Ok, io non ci ho capito niente, ma comunque mi fido. La passeggiata sulla torre è fantastica, scrivono anche, appunto. Perfetto. Allora, siamo in chiusura. Noi ringraziamo tantissimo il sindaco di Leonato del Garda, Roberto Tardani. Sindaco, come salutiamo? Allora, a parte che noi ovviamente le facciamo gli auguri e le auguriamo, come ha detto lei, pace, amore e rispetto. Io penso che sia fondamentale, faccio davvero un augurio di cuore a tutti i miei concittadini, a voi, a chi ci sta ascoltando. Siamo usciti da un periodo buissimo che era il Covid, ce n'è ancora in giro tanto, quindi state attenti comunque, non più in quelle condizioni precedenti, però stiamo vedendo davvero tantissimi casi. Però penso che davvero dobbiamo tirarci su tutte le maniche, lavorare per i nostri bimbi e per il futuro della nostra nazione. Assolutamente. Grazie sindaco e auguri. Grazie.